Buongiorno a tutti dal vostro milanista Porcio. Siamo qui, dopo l'Ex Milan. Iniziamo a dire ante, ante, ante. La prima partita che fai quell'entrata d'Achille e ti ho beccato e non te ne ho fatta passare una. La scorsa partita, una delle partite più importanti della stagione. Ora, che devo dire? Ti ringrazio, ti ringrazio. Hai fatto una partita come si deve. Hai visto? Mente fredda, lucido. Hai giocato come si deve. La scorsa mattina non eri lucido, eri un killer, eri un altro ante-rebic. Eri un ante-rebic che non conoscevamo noi milanisti. E oggi si è visto che sei tornato quello di prima, quando hai cominciato a segnare dall'inizio 2020. Complimenti, Rebic. Migliore in campo per me. Poi, un Milan perfetto, si può dire? Penso di sì. Non so se siete d'accordo, scrivetelo qua nei commenti. Penso, ma penso, almeno i milanisti, penso che voi siete d'accordo con me. Perché un Milan che ha dominato, eccetto i gol annullati in fuorigioco, in calcio di rigore, abbiamo subito quei gol, la forza abbiamo sofferto pochissimo, pochino, poi siamo potuto vedere in che ci pareggiava, sapendo quello noi che eravamo abituati, invece un altro Milan diverso dalle altre volte, subito aggressivo che ci ha creduto, subito trovi 2-1, poi 3-1, 4-1, grande Milan. Il Milan ha dominato, si può dire, su quasi tutti i lati in Milan. Poi complimenti Leo, sei entrato oggi più calmo, tranquillo, non avevi comunque la pressione che il Milan comunque doveva recuperare, doveva vincere, non avevi la pressione, hai fatto una partita con calma, ordinata e una bella partita. Complimenti Leo, complimenti tutti, pure che sì. In di solito i milanisti lo criticavano per come giocava, ma ieri che sì, ha fatto una bella partita. Complimenti tutti. Donnarumma non si è visto, un Donnarumma molto impegnato. Quindi pure la difesa ha fatto il suo dovere. Complimenti Gabbia, ha fatto la sua bella partita, magari ha sbagliato pure nel rigore, che ripeto, nel dubbio, io non l'ho visto bene. Ma può essere poi dubbi, come si dicono i tifosi del Milan, può essere poi dubbi. Non siamo qui a reclamare i rigori. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. E abbiamo vinto pure se c'era la sua rovere. Abbiamo vinto pure con la sua rovere, perché una squadra determinata che ci crede vince pure contro i torti che viene subito. Viene subito. Quindi sono contento davvero al Milan. Ora la prossima partita, ci aspetta una partita difficile, Roma Milan, e lì dobbiamo vedere come è veramente il Milan. Se continua così o continua così. Come nella partita scorsa ho detto che il Milan è un Milan senza voglia, infatti tra il Milan senza voglia, il ritorno dopo 2 mesi abbiamo fatto un disastro contro la Juve. Ora, un Milan magari con un pochino di energia in più, un Milan con la voglia, si è visto il miglioramento, ma non leggermente, molto di più, un miglioramento molto costante. E speriamo che continui così, perché se continua così, questo è l'inizio di una nuova era. Spero di che poi vada tutto all'incontrario, ma se dovesse continuare così, se dovesse, non uso che certo. Un dubbio, un forse, un qualcosa che potrebbe arrivare. Un miglioramento che partita dopo partita il Milan potrebbe permettere di tornare in Champions. Non questa stagione, non questa stagione, magari pure nelle prossime stagioni. Io spero che comunque il Milan continui così. Gli obiettivi sono questi, positivi. Milan tonico, ha ragione il protagonista Sky, Milan è stato tonico, Milan pure brillante,
già sapevo come muoversi in campo. Qua qualche compagno occupato, la libera, subito, la libera e ripartenza. Milan ordinato, Milan preciso. Ha sbagliato, penso, pochissime volte si è sbagliato. Complimenti a Milan, complimenti a Pioli che ha saputo preparare una partita in trasferta. Può essere poi difficile perché comunque, come diceva un youtuber, il Lecce ha la peggior difesa, ma perché è sempre d'attacco. Il Lecce cerca di fare il più gol possibile e in difesa ci sta poco. Infatti Milan con la ripartenza di Rebic abbiamo messo a segno il 3-1 se non sbaglio. Il 3-1 o il 2-1, se ricordo bene il 3-1. Quindi è stata una partita studiata davvero bene in tutti i lati. Complimenti a Milan, complimenti a Pioli, complimenti ai giocatori e continuiamo così, continuiamo così. Il video finisce qui, mettete un mi piace, condividete questo video, commentate per vedere pure i vostri pensieri su questo Milan e soprattutto iscrivetevi al mio canale qua sotto, iscriviti, clic, nel mio canale, accanto a iscriviti, campanellina, clic, la campanellina. Che vi arriverà la notifica quando il video sarà online e soprattutto passate nelle mie pagine Facebook, Instagram, Milanista Pazzi, se volete su TikTok il Milanista Pazzi Official e vi invito a passare nel mio secondo canale YouTube AndreGaming96 e ci vediamo nel prossimo video analisi partita Milan-Roma che esce giorno 27, quindi sabato 27 esce il video. La partita invece sarà il pomeriggio alle 17 e un quarto di domenica Milan-Roma. E un saluto a tutti dal Milanista Pace. Ci vediamo nell'analisi partita di Milan-Roma sabato.